La scorsa edizione è stata un grande successo e la prossima, l'ottava, promette di stupire anche di più. Il Narnia Festival, l'evento che sa fondere sul filo conduttore della musica tante forme d'arte, in programma quest'anno tra Narnia e l'Umbria dal 17 luglio al 4 agosto, è stato presentato a New York nella prestigiosa sede del National Opera Center of America. L'occasione è stata un concerto di Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale, ideatrice e direttore artistico del festival, che ha visto la partecipazione di cantanti scelti dell'International Vocal Arts Program del Narnia Festival. Il cartellone è ricco di spettacoli, avremo grandi nomi e spazieremo dalla musica classica alla musica contemporanea, sacra. Avremo grandi programmi sinfonici per tutto il weekend del 27, 28, 29 luglio. Avremo anche una chiusura molto particolare con il musical The Phantom of the Opera dedicato ai giovani. Anticipazione che posso darvi sarà anche la collaborazione quest'anno con il CONI nazionale, che ci permetterà di avere delle mostre dedicate allo sport, quindi sport anche al Narnia Festival. Ci saranno anche incontri culturali, naturalmente parte integrante del festival e anche la promozione del territorio, quindi moltissime le escursioni, le gite guidate a Narni e in tutta l'Umbria. La macchina operativa organizzativa è già in moto, tante le proposte anche per i giovani e per tutto il percorso formativo. Sì, quest'anno abbiamo 9 programmi diversi con oltre 50 insegnanti, quindi sarà veramente una parte molto interessante del festival. Prevediamo di avere moltissimi giovani da tutto il mondo. Devo menzionare anche il maestro Lorenzo Porzio, che è il direttore del programma appunto dedicato ai giovani al Narnia Festival, il nostro direttore musicale. Il Narnia Festival si lega a New York anche con un importante progetto. Sì, partirà appunto a marzo 2019 una nuova iniziativa internazionale del Narnia Festival che lo vedrà presente a New York. Sarà questo un programma che porterà dei giovani, i migliori allievi del Narnia Festival e i vincitori del nostro concorso Le Olimpiadi della Musica, ad andare a New York per studiare una settimana con i grandi insegnanti delle grandi scuole newyorkesi. Tutto questo è reso possibile dal sostegno della Fondazione Cultura e Arte e dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale nella persona del suo presidente, professor avvocato Emanuele Emanuele. Il riscontro internazionale del festival e dei suoi programmi di formazione e perfezionamento è dunque indiscutibile, come dimostrano anche i tanti attestati di stima che Cristiana Pegoraro riesce a raccogliere. Narnia è qualcosa di bellissimo, è una grande opportunità per i nostri alunni. Nel Tri-State abbiamo circa 50.000 giovani che stanno adesso apprendendo l'italiano presso le scuole pubbliche, e per loro è un'apertura sull'Italia, sulla cultura, sul loro futuro. Sono contentissima di stare sull'Narnia Festival e spero che ci vediamo quest'estate per un programma incredibile, pieno di emozione.